Ovviamente i sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto quelli di autoapprendimento, nella fase di addestramento necessitano di una quantità enorme di informazioni, di dati che poi generano informazioni. E gli aspetti tecnici per individuare la qualità del dato il GDPR lo fornisce quando definisce qual è un trattamento corretto. Sono principi che vengono anche ribaditi nel testo del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale quando definisce quelli che sono i dataset per l'addestramento e praticamente consentono di individuare nella pertinenza, nella correttezza, nell'esattezza quelli che sono appunto gli elementi che dovrebbero caratterizzare i dati che poi alimentano i sistemi di intelligenza artificiale. Ovviamente questo rappresenta delle criticità perché la quantità di dati non consente di avere poi una minimizzazione, che è uno dei principi ribaditi sempre dal GDPR, e poi anche il controllo della pertinenza, perché molto spesso, soprattutto per le intelligenze artificiali autogenerative, il controllo iniziale dell'operatore o di chi alimenta il sistema di apprendimento non riesce ad avere il controllo di cosa poi in automatico l'algoritmo andrà a recuperare come informazione. Ovviamente questi aspetti vengono magari tutelati e garantiti fin dall'inizio, fin dalla progettazione del sistema di intelligenza artificiale e quindi applicando il principio di privacy by design, in maniera tale da adottare dei sistemi e delle procedure, di misure tecniche organizzative capaci di monitorare e quindi avere una, diciamo, abbastanza la certezza di rispettare e di essere in regola con il GDPR. L'episodio di replica ha avuto il suo richiamo dall'intervento del garante che è stato risalente al febbraio del 2023, quindi poco prima del provvedimento che poi ha determinato il blocco di ChatGPT. Diciamo che a livello mediatico non ha avuto questo richiamo come invece ha avuto ChatGPT, ovviamente perché l'utenza destinataria di questo servizio era un po' più di nicchia, limitata ancora. Esatto, quindi non tutti anzi sapevano, e anzi non tutti ancora forse sanno dell'esistenza di questo chatbot. La peculiarità che secondo me però ha reso necessario parlarne è per il fatto che comunque è un sistema di intelligenza artificiale che, come diceva giustamente, crea un amico, crea un mentore, crea una relazione sentimentale con un qualcosa che in realtà non esiste e quindi impatta notevolmente sull'umore e sulla sfera più intima dell'individuo, quindi la parte più fragile. Tant'è che il garante è intervenuto proprio perché ha riscontrato che nell'accesso a questo servizio, nella fase di registrazione, mancava un'efficace verifica dell'età dell'utenza e quindi era fruibile anche da minorenni. Ovviamente che diciamo che non hanno ancora sviluppato quello che è un po' la concezione di rapporto relazionale come può essere per un adulto e quindi correndo anche più rischi, visto che è un chatbot che in Italia adesso è stato limitato l'utilizzo a contenuto sessuale, però arrivava proprio a contenuti espliciti. Quindi l'intervento del garante poi è stato utile anche per far emergere un'altra problematica, che è quella che non sempre quello che risulta scritto nelle policy e nelle informative poi risponde a quello che materialmente viene applicato, tant'è che appunto non c'era una grande trasparenza nella parte della individuazione dei trattamenti effettuati e anche sulla liceità della base giuridica, quando in realtà appunto poi la criticità, come ho appena detto, è quella di non verificare l'accesso dell'utenza, l'età dell'utenza, quando in realtà nelle policy diceva che comunque era un servizio non destinato ai minori di 13 anni. Ovviamente questo a mio parere merita di essere menzionato come caso perché ha un rilievo particolarmente impattante sull'aspetto etico dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, perché appunto devono essere progettati anche nella tutela dei diritti fondamentali, della dignità e della protezione dei dati. Ovviamente l'utente quando accede ai sistemi digitali è consapevole di una serie di trattamenti che vengono fatti sui suoi dati, ma in realtà è sottoposto a un'infinità di altri trattamenti di cui non è a conoscenza. Quindi per garantire una maggiore tutela è necessario che gli operatori del settore, come hanno detto anche in precedenza gli altri relatori, garantiscano una maggiore informazione e trasparenza, oltre che per l'utente stesso.
posso avere più una consapevolezza di quelli che sono i rischi che questi strumenti possono dare e quali sono le proprie, diciamo, i propri diritti che possono tutelare. L'utilizzo degli strumenti appunto di intelligenza artificiale per me da sempre devono tenere conto di un approccio etico e quindi fare sempre attenzione e mettere al centro appunto della tutela la identità personale, che non si deve limitare solo alla privacy informazionale, quindi alla gestione delle informazioni che riguardano quell'individuo piuttosto che al controllo sui dati o a limitare l'accesso da parte di altri soggetti, ma anche includere nella tutela l'aspetto della libertà morale, quindi la libertà di poter scegliere e agire e di poter anche creare la propria identità. Questo appunto soprattutto quando si utilizzano strumenti, secondo me rileva di più, quando si utilizzano strumenti di profilazione piuttosto che di promozione di servizi e prodotti, quando inconsciamente si induce l'utenza a fare delle scelte che magari non sono effettivamente scelte consapevoli, ma sono indotte da meccanismi, tra virgolette, subliminari. E quindi questa secondo me è una parte delicata che la normativa, quella che entrerà in vigore, quella sul regolamento sull'intelligenza artificiale, dovrà